thank you Mi dice che per mantenere la memoria attiva bisogna leggere, scrivere, fare parole crociate e insomma tenersi sempre desmissiati. Stamattina, appena desmissiata, ho pensato potrei buttare su questo quaderno tutto quel che ricordo della mia vita fin dai tempi della scuola. Credo che sia una storia lunga, ma potrei provare. Tentar non no Eccoci amici di Telegarda. Vi saluto molto cordialmente. Ben ritrovati. Spero sempre interessati. Vedete che oggi abbiamo iniziato con una lettura di vice Failo Carmellini che ritrovo qui a Telegarda dopo qualche tempo perché Bice, se vi ricordate, gli appassionati di questa trasmissione si ricorderanno che è stata nostra ospite più volte con le sue poesie. Quindi Bice buongiorno. Buongiorno, professor. Buongiorno. Tutto bene? È abbastanza, Il professor Ponella sala. Eh. Allora, eh, vi ho sempre ricordato nelle puntate appunto in cui Bice era stata nostro ospite il suo libro dal Cassette della credenza e vi mostro che nel frattempo Bice non si è fermata, ma ci ha l'assiato un sacco di altri suoi Mano. versi, vedete che malloppo. E mi interessa, quello che Bice vi ha letto, vi dice, è un bel messaggio questo, un messaggio direi proprio educativo, perché dice, oggi bisogna tenersi con la mente bella desmissiada, e per ottenere questo cosa bisogna fare? Bisogna. Laser, scrivere e far parole crociate. Pensate che tre cose semplicissime ma fondamentali: laser, scrivere, far parole crociate. Ed è un messaggio che propongono soltanto le persone avanti di età, come il sottoscritto, che ovviamente avrebbero molto o hanno molto da ricordare, da raccontare, ma è un messaggio valido anche per le, le generazioni giovani di oggi che purtroppo eh, fanno solo messaggi, messaggini, robe molto sintetiche e non hanno il gusto di scrivere, di raccontare, di raccontare in forma anche eh, molto allungata. Purtroppo eh, è una generazione tecnologica e la tecnologia deve essere molto asciutto, asciutta, molto sintetica. Quindi quello che ha letto Bice eh, ve lo voglio... Ricordare, quindi cerchiamo di tenerci ben svegli leggendo, scrivendo e facendo parole crociate, parole crociate vorrebbe dire anche tante altre cose. Comunque, far parole crociate non è una brutta cosa. Bene, Bice, adesso però andiamo a vedere perché Bice, eravamo abituati ad ascoltarla con le sue opere in versi, con le sue poesie, e adesso ha pensato di mettersi a scrivere qualcosa in prosa. Eh, cioè, L'ha detto chiaramente, voglio raccontare, vuoi contare un po' della mia vita, della mia esperienza, fin dai tempi della scuola. Allora, continuiamo questo racconto, in dialetto naturalmente. Allora, parto proprio da quel tempo, gli anni della scuola. La data del primo quaderno, l'era, Baselga, 24 maggio 1936, EF, era fascista. Proprio così, bisognava scrivere, perché guerra al regime fascista e si parlava già di guerra in Africa e canteva in facetta nera bella bessina. Ti porteremo a Roma liberata dal nostro sole tu sarai baciata, sarai camicia nera pure te. Solo adesso, dopo tanti anni, capisco che quel sogno per l'Italia era stato in bluff. Che ha portato solo guerre, morti e tanti problemi. Ma allora queste robe non le potevo capire e pensavo solo a cantare. Ecco, penso che in questo quaderno dirò spesso la parola cantare: l'unico sogno della mia vita, l'unico divertimento che potevo permettermi a buon mercato. La scuola, ancora trasformata in casa sociale a disposizione dei miei paesani e anche dei Trentini. L era un'unica aula, bella, piena di luce, con quattro finestre che vardeva sulla strada. Ancora le vie della chiesa. La maestra era Suor Maria Nones, una delle tre suore che gestiva la casa. Da sola la portava avanti in programma di questa pluriclasse con una quarantina di scolari, dalla prima alla quinta. Ve la sommaginar con quale profitto, ma per sua Maria, buona, paziente e volenterosa, la materia principale l'era per la nostra educazione morale più che fisica, per prepararne alla vita ed è questa l'era proprio maestra. La assegnai al paese per forse 40 anni e ancora i genitori e nonni che ancora la ricorda con affetto e simpatia. Come osa scrivere la guerra, il regime fascista dettava leggi e diritti. Tutto questo era certo di aiuto. non era certo di aiuto nei programmi scolastici, sempre sospesi per manifestazioni, raduni, adunanze, e per non parlare degli aerei che passavano sopra le nostre case per andare a bombardare al Ponte dei Vodi, poco lontano in linea d'aria, e la contraerea della Paganella e Bondon sopra le nostre teste. Poco era da rispettare il sabato fascista. Allora tutte le scuole dei dintorni adunate a Terlac con le classi di quarta e quinta, tutti in divisa, balilla, piccole italiane di Vigolo, Baselga, Terlago, Covelo e Monte Terlago. Sulla piazza di Terlac ne aspettava i gerarchi fascisti che dal palco giudicava i nostri giochi e le nostre prodezze, le nostre preparazioni e i nostri progressi. Dopo doveva ascoltare i discorsi delle autorità, sempre gli stessi, la nostra patria doveva diventare sempre più grande, più forte. I sacrifici le rinunce non le doveva pesare, perché tutta la nostra volontà l'era rivolta alla patria, al Duce che ne guidava e all'impero del quale doveva sentirne orgogliosi. A quel tempo aveva una bella voce, le canzoni e le parole impastate dal regime l'era il nostro pane Quotidiano parole che portava all'esaltazione per, per quel che massa tardi aveva capito il significato. Ma era in bocci. E allora bisognava credere, obbedire e combattere. Bene, Bice. <coughs> Grazie di, questa, <ride> di questo assaggio. Un assaggio. Della sua storiella, anzi, diventerà una storiona, perché, da come ho visto, sono già 100 pagine di storie, oh, di esperienze di vita non solo personale ma anche della comunità. Perché quello che sta scrivendo è interessante da questo punto di vista, perché oltre che riportare eh, la storia della propria loro. famiglia, dei propri cari, sì, sì, eh, sì. riporta anche eh, storia di come si viveva una volta: Ritali tempo. e mi piaceva questa immagine della scuola con quattro finestre che vardeva. Sulla strada, eh? la scuola con quattro finestre che vedeva sulla Sempre strada. Sempre piene di fiori. Sempre piene di fiori. Oh, ecco. Ricordo che, vedete che è una brava attrice, perché ricordo, non l'ho detto prima, che la nostra bice è anche una valida attrice della compagnia di locale dialettale, solo la Grinta. Per, solo perché mi piace il dialetto. Eh. Esatto, quindi come faccio a non portare qui la bice in questa trasmissione che parla di dialetto? <ride> che ama così il dialetto tanto da aver scritto un libro e tutto questo po' di roba di folli che vedete qui. Ecco, adesso la bice però ritorna, la voglio far ritornare ai suoi versi, mm. perché lei continua a scrivere i versi Accompino. ed è una poesia curiosa perché parla, eh, si sì, mi ricorda e ricorda voi ovviamente, un argomento sul quale ritornerò nelle prossime lezioni, cioè sulla metrica, eh, perché d'altro canto questa è una trasmissione con intenti didattici, perché la metrica vedete, è molto importante nel momento in cui ci si accinge a scrivere una poesia, perché all'inizio bisogna dire ma io uso un verso libero o rispettoso della metrica? Perché se il verso è libero non ci sono problemi, uno usa i versi lunghi come vuole: Capito. un verso può essere lungo sei sillabe, un altro otto, un altro dieci, un altro due. Ma nel momento in cui uno si accinge a scrivere una poesia in dialetto, non solo in italiano, ma in dialetto, e dice: Ma io vorrei una certa, rispettare una certa metrica, una certa anche assonanza. assonanza. Eh? E quindi chiaramente bisogna allora contare le sillabe e anche bisogna attenzione agli, agli, agli apostrofi, perché apostrofo, è, un apostrofo eh, accorcia eh, la metrica, la misura del verso. Nel momento in cui l'apostrofo non c'è e ci va una lettera, automaticamente il verso si allunga. E allora la bice, eh, non poteva non fare dei versi sulla... Sulla metrica, una poesia intitolata Rime Metria, sentite come l'ha chiamata? Rime Metria, cioè la misura delle rime, sentiamola. Lei viene da fare così, come, come tutte le poesie, le ve così della così, no? ma deve essere così: l'ispirazione deve essere qualcosa che nasce improvvisamente. Sentiamo, dice. Rime Metria, a volte mi domando perché scrivo tante stramberie che fa solo ridere le strie. E so ben che sarebbe meglio far ridere che piangere. Ma dipende tanto dal tempo e dalla luna. Allora si sì che ho fortuna e trovo la giusta vena e un po' di rima. E dice che voglio la metrica e un po' di simetria. Ma amico, sono un po' di fantasia. E poi, cosa è sta metrica o rime-metria? Mi finisco la riga e tiro via. Anche per l'aritmetica sono proprio negata. Le per quel che spesso sono fuori strada. Però quel di che trovo la vena giusta, parto di bala e mi metto in lista. Vago al concorso dei grandi scrittori, sperando di non trovare, e butta fuori che mi via. Ecco, vedete che non c'è mai. Non manca mai la vena umoristica, la vena gioviale e scherzosa della bice. Anche se alcune poesie, specie di questo libro, sono poesie malinconiche, poesie che si po eh, richiamano sì. aspetti della vita, insomma, mm. che purtroppo non sono aspetti sempre positivi. Bene, bice, bene. io direi... Grazie. Che ringrazio ancora la bice per questa sua venuta a Telegarda e naturalmente non mancherò di invitarla nel momento in cui avremo magari quello scritto in prosa trasformato magari in un libro, in qualche cosa vediamo, da presentare. Vediamo, Sicuramente vediamo. Telegarda sarà a disposizione per ricordarlo ai nostri amici eh, di Telegarda, ai nostri amici altogardesani e amici del dialetto. Del dialetto. Aspetta. Bene. Detto questo, allora bici ritorno adesso, adesso al solito vocabolario perché quando esatto. posso esatto. cerco di dire alcuni vocaboli. I vocaboli di questa volta sono l'armar, l'armadio. L'armadio, ecco, aiuto, mi faccio aiutare dalla E il bozzom, un bottiglione. Bottigliote, bozzom, sentite un bel accento chiuso, bozzom, non Bozom, eh, La consal, l'ho nominata già più volte parlando della vendemmia, però non l'ho mai detta in questi vocabolarietti finali, ma la consal è la bigoncia. Quella che serve per trasportare appunto l'uva nella il, cantina nel scatto, sì. per appunto trasformarla in vino. Beh, il Cortel Beh. è il coltello, questo è facilissimo. È il Manerot, il che mannaia. Qui, la mannaia, la scure, che mannaia. qui poi cambia eh, nome anche a seconda delle zone. Da noi qui ad Arco si chiama il Manerot, la scure. Ecco, <coughs> la Nezza... Questo, questo termine che ho avuto modo di parlarne o ne parlerò in qualche prossima puntata è un termine di origine tedesca, deriva da nichte, eh, che poi attraverso grandi trasformazioni eh. nella pronuncia è diventata Nezza ed è la nipote, nipote. che si potrebbe dire anche la neoda. Per la neoda, no. me con me con neoda. Con Però sì, il sì. termine arcaico, quello veramente scet, eh, ne. è Nessa, nezza, Menessa. Nezza, nezza. È e vero. qualcuno ricordava anche la festa di, di San Tommaso, la festa dell'Ua, Lua, de Soffiole, del Sonezza, e Fritole. Questo, questa frase sì. Che Quindi, richiamo. Beh, il prosacco, ha avuto modo già di accennarlo: è lo zaino, zaino. la sbetega, te sei una sbetega, una sei una pettegola. Una pettegola. E il solaire, dice, nel solaire. Il solaio. Il solaire. La sportola. E una, una, sporta, una, la sporta, una borsa una sporta. la borsa, la, la sporta, sporta c'è anche in no, italiano la sporta di di e chiudiamo, siamo sempre qui nel, nel, nell'ambito degli arnesi da trasporto dopo la sporto, l'alzerlo la gerla, la gerla. La, gerla. Eh? la gerla bene, questi vocaboli quindi mi concludono anche questa puntata con la bici Fai lo Carmelini che si mm. firma Fabi eh, questo mi preme ricordarlo così, quindi se trovate qualche spinno firmato Fabi no no nessuno mi conosce ormai mi è famosa te. la bice la ringrazio nuovamente magari l'aspetterò per grazie. qualche altro incontro grazie a lei e naturalmente saluto tutti i nostri cari amici del dialetto ricordando non è mai troppo tardi per imparare il Ma, dialetto mai troppo tardi mai troppo tardi grazie sì. anche da me saluto tutti grazie bice, e saluti a tutti